Vittorio Ingenito, un segno positivo del bilancio, del consuntivo delle presenze turistiche, un più 12-13% Sì, rispetto questo all'anno è il più 13% è riferito all'incasso della tassa di soggiorno del 2013 sul 2012. Per quanto riguarda le presenze registrate dal nostro ufficio tributi, sono un più 6% rispetto all'anno scorso. In più abbiamo un ulteriore dato positivo che è quello degli accessi presso il nostro IAT, che rispetto al 2022 è un più 13,27%. Questo è un lavoro, come abbiamo detto al tavolo del turismo, che ringrazio per tutta la collaborazione che ha dato in questi anni, che arriva proprio da lontano, dal piano strategico, aver affidato la destinazione turistica bordighera a un professionista del settore, destination manager che segue il tavolo del turismo e gli amministratori nelle scelte strategiche, dal lavoro del nostro ufficio turismo e dalla passione con la quale con Melina e con Mauro Bozzarelli, quindi i due assessori degli anni precedenti che hanno pianificato questi numeri. Devo dire che c'è ancora molto da fare, lavoreremo con passione e determinazione sempre col tavolo del turismo per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Ci sono tante idee sul tavolo, le vedremo nelle prossime settimane, sempre con tanta forza e tanta energia perché, ripeto, dobbiamo guardare al futuro di Bordighera con ottimismo. Ci sono anche gli impegni vostri che continuano nelle fiere internazionali, anche questo ha portato presenze. Assolutamente, fiere, siamo appena tornati da Utrecht, andremo a Monaco di Baviera, ci sarà Milano, fiere che nel passato hanno dato i loro risultati, qua devo, consentitemelo di ringraziare Regione Liguria, gli assessori prima Berrino e ora Sartori che hanno davvero migliorato la visione che ha l'Europa e il mondo della Liguria, perché è stato investito davvero tanto denaro sulle fiere. Oggi ci presentiamo con degli stand di Regione Liguria che sono davvero all'altezza di altri operatori internazionali. Novembre, quindi soddisfazione anche da parte di Confcommercio per quelli che sono i dati sul turismo. Assolutamente sì, si è appena finito il tavolo del turismo, che è un momento veramente di confronto importante tra tutti gli attori di questo tavolo, quindi l'associazione di commercio e l'amministrazione comunale. I dati sono nettamente positivi, abbiamo chiuso l'ultimo anno con 211.000 presenze, quindi c'è un incremento sia sulle presenze rispetto a 22 che sull'incasso della tassa di soggiorno, quindi la via disegnata è quella giusta. Questo sforzo è uno sforzo collettivo fatto da tutta l'amministrazione comunale e da tutti gli uffici, in associazione con le associazioni di categoria naturalmente. Da parte nostra c'è molta soddisfazione perché le nostre manifestazioni, quindi Mari Sapori e Un Paese di Sapori, sono sempre un fiore all'occhiello per la stagione estiva turistica di Bordighera. Ci saranno un aumento quindi della disponibilità da parte del Comune per aiuti finanziari, per far crescere queste manifestazioni, e quindi la strada è quella imboccata, quella giusta. Ora si spera anche in un ritorno del commercio di una volta, perché ora purtroppo i negozi stanno chiudendo. Verissimo anche questo, è altresì vero che Bordighera vive di turismo, il commercio sta passando un momento, ahimè, di crisi dovuto a vari fattori che esulano dalle presenze di Bordighera, che conosciamo bene, bene tutti. Sicuramente un aumento delle presenze turistiche dà un pochino di ossigeno a tutte le attività, questo è sicuro. Quello che è emerso stamattina è un risultato di un lavoro che non è casuale e, come dicevamo prima, non è un qualcosa che è nato per caso. Il dato che emerge è che finalmente Bordighera ha un sistema turistico, ha un comune che ha deciso di investire su un'economia reale, quella del turismo. Non è l'abbiamo già detto, fare vacanza il turismo. Il turismo è un fattore che va studiato, che va organizzato, va attrezzato come tutti i valori economici, come tutti i mestieri. E a Bordighera siamo nella direttiva giusta, c'è una struttura che intanto numerica, intanto di qualità, ma con una vision e con un impegno quotidiano. E questo, secondo me, è solo l'inizio dell'apporto. Adesso aspettiamo le novità sulla villa, aspettiamo le novità sul porto, che sono quelle strutture che poi ci daranno la possibilità di ricevere meglio anche i nostri ospiti.
L'auspicio è che nascano nuovi alberghi, questo è un discorso più ampio respiro, però indubbiamente io guardavo i numeri, gli alberghi importanti ospitano numeri importanti, perché poi questo è il dato. Quindi noi abbiamo un territorio molto fragile e quindi abbiamo bisogno anche di non un turismo di massa, ma di numeri contenuti ma importanti economicamente. Questo spingerà sicuramente in futuro anche il settore del commercio, che comunque ancora è seduto, invece non riusciamo a dargli un rilancio purtroppo, ma questa è la strada per noi e l'impegno è massimo anche da parte delle associazioni, da parte degli operatori.